In questa puntata parliamo di posizionamento satellitare GNSS con dispositivi mobile, smartphone e tablet. Lo facciamo insieme a Lorenzo Benvenuto e Tiziano Cosso di GTR e questo è l'episodio numero 70 del podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di mappe, di strumenti di misura, di software, di geomatica, di cartografia. Nella puntata di oggi parliamo di posizionamento satellitare, parliamo di posizionamento GNSS utilizzando nello specifico dispositivi mobile, quindi dispositivi che ci possiamo portare sempre dietro, che ci stanno comodamente in una tasca, quindi gli smartphone e i tablet. La chiacchierata di oggi è insieme all'ingegner Lorenzo Benvenuto e all'ingegner Tiziano Cosso di GTR SRL. Di recente sono stato da loro per registrare un webinar, registrare un'altra puntata del podcast che sarà pubblicata tra un pochino e abbiamo approfittato per registrare questa puntata e fare un attimo il punto dei test che stanno facendo all'interno di GTR proprio per utilizzare per i dispositivi mobile nel posizionamento satellitare di buona alta precisione, quindi non posizionamento satellitare con smartphone a cui siamo abituati quando utilizziamo magari un Google Maps per trovare la strada mentre siamo in auto. Lorenzo Benvenuto è un ingegnere, sta facendo un dottorato di ricerca con l'Università di Genova, GTR è uno spin-off dell'Università di Genova e quindi Lorenzo Benvenuto sta lavorando a stretto contatto con Tiziano Cosso che per quanto mi riguarda è uno dei miei riferimenti nel mondo del posizionamento satellitare e stanno proprio testando tra le altre cose i sistemi mobile per il posizionamento satellitare. Quindi non ti rubo altro tempo e ti lascio alla chiacchierata che abbiamo fatto insieme, ti ricordo soltanto una cosa che puoi trovare tutti i miei riferimenti online all'indirizzo web www.3dmetrica.it. No, vorrei iniziare con questa cosa che hai detto tu, che questo settore è tutto futuro, no, niente c'è, passato. C'è più futuro che passato. Spiegami cosa vuol dire. Non abbiamo ancora iniziato. Stiamo già registrando. Sì. Spiegami cosa vuol dire. Secondo te, perché c'è più futuro che passato? Cosa vuol dire c'è più futuro che passato? Beh, la tecnologia satellitare, GPS, GNSS, ovviamente è una tecnologia che funziona da tanti anni ed è molto consolidata, anche se ha i suoi aspetti ancora aperti. Su dispositivi Android cambia tanto, sia a livello software che a livello hardware. A livello hardware cambia in particolare l'antenna, comunque tutto ciò che è miniaturizzazione così spinta e passaggio a piattaforme anche software diverse cambia moltissimo le condizioni al contorno. È chiaro che i principi di posizionamento sono sempre gli stessi, quello è il passato che abbiamo e che non è neanche poco, però se devo pensare a GNSS su Android, su non tanto solo su Android come sistema operativo, ma su smartphone, quindi anche su hardware di questo tipo, mi sembra che sia più quello che c'è da studiare piuttosto che quello che si è già studiato, ecco. Poi è più probabilmente un'interpretazione mia, una sensazione mia. L'impressione è che le potenzialità siano veramente tante, più di quelle che adesso io in particolare riesco a immaginarmi. Magari qualcuno più illuminato di me, non so se... A non guardare me, però volevo solo dire che sei passato a sputare a fare le prove sul filtro antipop. Appena ti ho detto che eravamo in registrazione, ti sei subito ingessato. Dai, io passo di ho detto che hai qualità. Dalla va spettacolo, esatto. Oggi parliamo di ricevitori GNSS, misura di dati GNSS con l'utilizzo di tecnologia mobile. Smartphone. Sì. Diciamo che ci abbiamo, insomma, il nostro ospite, insomma, non parlerai tanto te oggi, Tiziano, c'è Lorenzo Benvenuto, ciao Lorenzo, ingegnere ciao. Lorenzo Benvenuto. Stai facendo un po' di test su questi sistemi. Sì. E
quali sono le componenti di questo? Cioè, adesso io vado sul campo e con il mio telefono, prendo il mio smartphone, vado sul campo, tiro fuori, vado da qualche parte, mi metto a misurare dei dati GNSS e prendo una posizione centimetrica. No, posso? No. In questo momento centimetrica, non, almeno in tempo reale, no, sicuramente. Ok, ma solo con il mio smartphone posso farlo? O mi serve qualcosa? Quali sono le componenti del sistema? Allora, in questo momento, diciamo che appunto da il novembre 2016 Google ha rilasciato la possibilità di accedere ai dati grezzi da dispositivi Android, dati grezzi GNSS. Quindi io ho un dispositivo Android, registro una posizione? No, ecco, non si registra una posizione, ma si registrano quelle che sono ad esempio le misure di distanza satellite-ricevitore, misure sul rumore, poi in realtà tutte misure per quanto riguarda il clock del ricevitore, clock del satellite, eccetera. Quello che succede è che poi la posizione verrà calcolata dall'utente o in post-processing o in tempo reale. Quindi, prima, da Android 6 invece, si registrava una posizione che veniva calcolata dal dispositivo, però che agiva sostanzialmente come fosse un po' un black box, cioè uno non sapeva bene che algoritmi fossero stati implementati per calcolare la posizione a partire dalle misure, diciamo, di distanza satellite-ricevitore, e probabilmente, anzi sicuramente, il sensore GNSS non veniva utilizzato da solo, ma veniva integrato anche con altri sensori, ad esempio come accelerometri, giroscopi. Ok, quindi adesso c'è la disponibilità di entrare in qualche modo dentro il sistema e tirare fuori i dati grezzi. Esattamente. I dati grezzi li posso post-produrre, post-elaborare? Si possono post-processare, esatto, quindi si possono fare un tipo di rilievo in post-processing, oppure si potrà fare poi un rilievo, diciamo, in tempo reale utilizzando le tecnologie NRTK o RTK, anche se, diciamo, al momento, almeno a nostra conoscenza, non ci sono app che facciano questo tipo di posizionamento. Però è chiaro che gli algoritmi che fanno posizionamento NRTK sono noti, quindi poi non escludiamo, anzi siamo abbastanza certi che in futuro questo qua sarà poi quello che verrà sviluppato. Quindi al momento, ora siamo a ottobre, inizio ottobre 2019, stiamo parlando di post-processing. Parliamo di post-processing. Tempo reale per ora non è ancora pronti via, non siamo ancora pronti via, lo saremo, però in questo momento non c'è ancora disponibilità. Esatto. È vero. Io direi che, cioè, quello che diceva Lorenzo è giusto, cioè le componenti ci sono tutte, gli accessi ai dati grezzi, il modo di leggerli, adesso lo si sa. È soltanto un di cui il fatto che le prime applicazioni sviluppate sono quelle per registrarli e poi tirarli fuori in formato Linux, ad esempio, per poter elaborarli, ma da lì a prendere i dati grezzi e poi fare posizionamento NRTK sarà fatto credo anche abbastanza breve. Peraltro esistono già delle applicazioni che fanno NRTK su smartphone, poi magari alla fine ne parliamo. Semplicemente queste applicazioni, essendo state sviluppate prima del 2016, non sono state disegnate per accedere ai dati grezzi dello smartphone. È soltanto questo il passaggio, ma è proprio una questione, direi, che verrà messa a posto e verrà affrontata sicuramente. Noi stessi stiamo pensando. Esatto, Tiziano si sta riferendo all'app RTK GPS Plus, che nient'altro è che il porting su Android del software RTK Lib, che appunto agli esperti del settore è abbastanza noto, ed è un software che fa posizionamento NRTK. In questo caso, diciamo, l'app prevede la possibilità di attaccare via USB un ricevitore. Noi ad esempio abbiamo usato il ricevitore uBlox al telefono e utilizzare i dati provenienti da quel ricevitore per poi fare posizionamento, in questo caso NRTK. Invece, per quello che riguarda un po' il tema di questo podcast, noi stiamo parlando di un sistema tra virgolette stand alone, cioè io posso andare con lo smartphone e il ricevitore che è
dentro lo smartphone basta a se stesso per registrare i dati che servono per il post processing. Esattamente, sì, ricevitore e antenna del telefono. Dico antenna del telefono, facciamo questa distinzione, ricevitore e antenna del telefono. Diciamo sì, il ricevitore sì, beh, diciamo che antenna e ricevitore sono due componenti chiaramente separate per quanto riguarda, diciamo, un sistema GPS, comunque sia. Dico dell'antenna perché io che mi occupo, diciamo, della ricerca, diciamo, in questo settore, posso dire che l'antenna è uno dei principali aspetti negativi per quanto riguarda il posizionamento GPS da Android, perché è un'antenna di scarsa qualità, non è polarizzata emisfericamente, e quindi questo comporta il fatto che sia più soggetta a rumore, più soggetta a multipath. Questo degrada notevolmente la qualità del posizionamento GPS da un dispositivo Android rispetto invece a un uBlox che ha un'antenna per quanto patch ma comunque dedicata alla ricezione di segnali provenienti dai satelliti, mentre appunto l'antenna del telefono deve ricevere ben più segnali, cioè nel senso... Tiziano, tutte le volte che io nei post scrivo antenna e mi riferisco al ricevitore, inverto antenna e ricevitore, ho scritto delle bellinate. Sì, io li leggo i tuoi potresti post, correggermi. Non intervengo tutte le volte per non risultare pedante, però insomma scrivi delle numerose imprecisioni. Okay. Noi portiamo pazienza. Per il bene di chi legge, della community. Dovresti correggermi. Abbiamo sempre nominato Android, è solo Android adesso. È solo Android. Quindi sì. iOS? No. Ma sapete se ci saranno delle possibilità oppure ora state lavorando su Android e siete su non lo so, nel senso non ad oggi che io sappia, però veramente su questo forse non siamo così. È vero che iOS è sempre stato un sistema tendenzialmente più chiuso, mentre Android dà la possibilità, è più aperto, quindi comunque sì, ora bisognerebbe chiedere a casa Apple cosa ha l'intenzione. Il prossimo quadro cosa facciamo in inglese e lo facciamo proprio diretto a Apple. Tutti i telefoni Android, qualunque tipo di telefono, allora, parlando di smartphone, bisogna stringere il cerchio sugli dispositivi utilizzabili. Parliamo di smartphone e tablet. Smartphone e tablet. In questo momento, sì. Il sistema operativo che deve essere a bordo dei telefoni è almeno Android 7. Okay. E comunque sia, se si vuole avere, diciamo, la certezza di avere accesso ai dati grezzi, bisognerebbe avere un dispositivo, diciamo, rilasciato almeno nel 2017, mi viene da dire, perché telefoni che hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 7, alcuni potrebbero non avere accesso ai dati grezzi. Ad esempio il mio, parlo di un Huawei P9 Lite, non è stato venduto con Android 7, è partito con Android 6 se non ricordo male, ha ricevuto l'aggiornamento ad Android 7 ma non ha accesso comunque ai dati grezzi. Ok, quindi è importante che il sistema operativo parta già da un Android 7 superiore. Direi di sì. Ok, sì. E comunque sia, per quanto riguarda per verificare la compatibilità del proprio telefono a registrare dati grezzi, esiste un sito che poi magari possiamo linkare. Certo, e diciamo pure comunque se vuoi dare se è complesso l'indirizzo web o sì, vabbè, nel senso preferire se troverai poi lasciare Android developer una roba del genere. Okay. Comunque nella nota dell'episodio ce lo scriviamo, questo sito web. Esatto. E invece, se no, si può più comodamente scaricare un'app che è GNSS Check. NSL, diciamo, è l'azienda che l'ha fatta, nella quale portandosi in un ambiente aperto, quindi dove si possono ricevere bene i segnali GPS, l'app dà informazioni se si ha accesso ai dati grezzi, se si possono registrare le misure di codice, le misure di fase e se si possono registrare entrambe le frequenze, e con entrambe le frequenze intendo la L1 e la L5. Ok, quindi adesso abbiamo introdotto il concetto della doppia frequenza. Ok. Ma allora, se io prendo il mio telefono, sì, che ha un paio d'anni, sicuramente ha una frequenza, io comunque posso utilizzare questo sistema di cui stiamo parlando per prendere una posizione e fare un post processing, o è obbligatorio avere la doppia frequenza? No,
No, ovviamente con un ricevitore in singola frequenza. Basta che sia di quelli, tra quelli che Lorenzo diceva nella lista, abilitati a ricevere, a registrare, okay, dati grezzi. Ricevere, okay, ovviamente li ricevono tutti. È la registrazione. Quello che Android ha fatto è, come dire, ha spiegato, ha detto in chiaro come si fa a leggere i dati grezzi che il ricevitore, l'antenna interni, ricevono dai satelliti. Questo è il punto. Adesso che sappiamo come si fa, ci sono queste applicazioni di cui adesso poi se mai vi parla, che ci consentono di scriverli su un file in un formato, in un altro, però una volta che poi i dati grezzi sono scritti su file, me li copio e me li uso in un software qualsiasi di post processing. Chiaro. Prima hai nominato, che mi ha mandato un po' il papà al cervello, il duty cycling. Esatto. Parlami subito di sta roba qua, dai. Allora, sì. Sì. Volevo fare la finta, perché cioè, ti dico il duty cycling, faccio finta che so le cose. In realtà sì. No, sono anche stato onesto, ne hai parlato tu. No, è un problema sulla registrazione dei dati. È un potenziale, sì, problema sulla registrazione. Sì, diciamo così, questo riguarda il funzionamento del ricevitore GNSS è integrato nei telefoni. Sostanzialmente, per motivi di consumo di batteria, è stato deciso che il ricevitore non sia acceso sempre, ma ogni secondo stia acceso solo per qualche millisecondo e poi si spenga, così ogni secondo. Questo sostanzialmente è deleterio per quanto riguarda le misure di fase, perché per risolvere l'ambiguità di fase chiaramente il ricevitore deve rimanere acceso per un tot periodo costantemente. Quindi non c'è problema per le misure di codice, ma per le misure di fase sì. Da sistemi operativi con Android direi 8 in poi è stato risolto questo problema. Si devono però sbloccare le opzioni di sviluppatore dal telefono. Okay. Bisognerebbe andare in impostazioni, cercare la versione del dispositivo, schiacciare di sopra per 5 volte e a questo punto verranno abilitate le opzioni sviluppatore. Andando nelle opzioni sviluppatore ci sarà un flag force full GNSS measurement. Fantastico. Bisognerà abilitare quel flag lì e a questo punto, chiaramente utilizzando il ricevitore GNSS, la batteria andrà giù un po' più velocemente, però il ricevitore sarà sempre acceso e quindi anche le misure di fase potrebbero avere, cioè, insomma, si riuscirà a risolvere l'ambiguità di fase chiaramente in post processing, però verranno registrate in maniera continua e quindi questo è sicuramente un vantaggio. E la batteria andrà giù un po' più velocemente, cosa si intende? Scusami se sono diventato co-conduttore. Io vado in bagno, fate voi. No, in realtà no, per dare una misura, perché poi tutto sommato i ricevitori GNSS non sono dei device che consumano tanto. No, è Spotify vero. Consuma di più. Sì, decisamente. No, è vero, in realtà diciamo che io per i test che ho fatto ho tranquillamente fatto acquisizioni di un paio d'ore senza attaccare il telefono ad un power bank e la batteria è andata giù di un 20%. Vabbè, quindi una cosa del genere. Assolutamente. Mentre ho fatto un'acquisizione dati di 24 ore attaccando il telefono a un power bank e chiaramente non ho avuto problemi. Qui abbiamo già introdotto però un'altra versione Android, abbiamo detto Android 8, quindi per risolvere, quindi volendo, sì, più avanzata la versione Android meglio è. Sì, chiaramente andando ora, senza magari entrare troppo nel dettaglio, adesso siamo ad Android 9 e sta uscendo Android 10. Ogni, diciamo, release di Android vengono rilasciate degli aggiornamenti nel, diciamo, per quanto riguarda l'accedere ai dati grezzi, cioè si può avere accesso a più campi, diciamo, a seconda della versione di Android. Ora, appunto, magari non volevo scendere forse troppo nel dettaglio, però. Fisicamente ho lo smartphone in mano, la posizione dell'antenna protettivo che ho rotto. La posizione dell'antenna dello smartphone, cioè, non è banale posizionare un'antenna, un ricevitore GNSS qui dentro e acquisire dati, cioè l'elettronica, il piccolo, la copertura. Ci sono, esatto, problemi in questo senso? Ma questo chiaramente poi dipende da come è stato ingegnerizzato il tutto. Sulla posizione dell'antenna, anche leggendo diversi paper,
ho notato che c'è questo problema del fatto che non si sappia di preciso dove è posizionata l'antenna. Chiaramente questo problema viene non risolto, ma diciamo un po' bypassato, nel senso che in questo momento non si riescono a raggiungere precisioni più spinte di, diciamo, 15 cm, che potrebbe essere quella la dimensione di uno smartphone, e quindi si può assumere che l'antenna sia posizionata al centro del dispositivo. Poi chiaramente questo, per sapere di preciso la posizione più che dell'antenna, del centro di fase dell'antenna, che è, diciamo, appunto la parte dell'antenna rispetto alla quale poi è il punto in cui si considera che il segnale venga ricevuto. Ecco, questa non è un'informazione chiara all'utente, bisognerebbe forse contattare le varie case produttrici e chiedere informazioni su questo, mi viene da dire. Quando dicevo che c'è più futuro che passato, questo è un esempio, cioè sui ricevitori che utilizziamo, geodetici o anche a basso costo, la questione dell'antenna del centro di fase è una questione, diciamo, non banale, ma affrontata e risolta. Cioè, se abbiamo bisogno di precisioni anche molto spinte, ci sono dei modelli di calibrazione ad hoc, però insomma in qualche modo sappiamo dov'è il centro di fase. Qui non lo sappiamo, poi dipende un po' dai modelli, ovviamente. Ora, anche questa, a me viene da dire che è sarà una normale evoluzione tecnologica. Nel momento in cui sono stati rilasciati, è stato rilasciato l'accesso ai dati grezzi, si cominciano a fare da più parti molti test, per il momento a livello di ricerca molto applicata e o di sviluppo, ovviamente ancora non sono utilizzati tantissimo, direi molto poco per applicazioni reali, però siamo qui per parlare proprio del fatto che cominciano a essere in alcuni casi interessanti in questo senso. Però voglio dire, mano a mano che ci sarà interesse per questo tipo di applicazione o di caso, cioè GNSS su smartphone, è chiaro che poi le altre cose verranno di conseguenza. Probabilmente nei nuovi modelli le case ti diranno qualcosa di più su dove è messa l'antenna, come è fatta, che forma ha, e cose di questo tipo, e pian piano queste cose verranno affrontate e risolte. D'accordo. Penso anch'io che là sia la normale tendenza evolutiva, comunque, a dare delle informazioni nel momento in cui c'è interesse e c'è effettivamente utilità nel far conoscere le informazioni dal punto di vista fisico di dove sono le antenne. Di cosa possiamo parlare adesso? Dunque, forse possiamo fare un attimo un focus sulle varie app che sono presenti. Vai. In questo momento. Perfetto. Per registrare i dati grezzi, nel senso che forse ho accennato prima per quanto riguarda dell'app rilasciata da Google, nel quale un'app che non si trova sul Play Store in realtà, ma viene rilasciata su GitHub. Possiamo poi lasciare ovviamente anche in questo caso e anche nei vari altri casi, lasciamo i link comunque. Okay. Quest'app di Google, diciamo, non salva i dati in formato Linux, ma li salva, diciamo, in un formato, diciamo, CSV, nel quale vengono elencati tutti i vari campi al quale si può avere accesso, quindi misure di clock del okay. clock del ricevitore, del tempo invece trasmesso dal satellite, misure di fase se sono abilitate, eccetera eccetera. Quindi dovrò fare io qualcosa su questo file per portarlo. Allora, sì. Esistono alcune librerie che, diciamo, da questo formato possono far generare dei Linux. Io in particolare ne ho trovato una, però insomma è ancora diciamo un argomento un po' non di ricerca, però insomma non è così stabile, mettiamola in questi termini. E se uno invece volesse utilizzare, diciamo, avere già a disposizione il dato in formato Linux e quindi poterselo elaborare con un qualsiasi software di elaborazione di dati, io consiglio due app, che sono l'app RinuxOn e l'app GeoPlus RinuxLogger. RinuxOn e l'altra è GeoPlus RinuxLogger.
Ok, poi comunque anche queste le linkiamo tutte quante. Queste si trovano su Play Store? Si trovano sul Play Store gratuitamente. Ok. E consentono la registrazione di dati RINES. Hanno scaricato il vetro. Esatto. Raggruppando le osservazioni in file orari, e l'app RINEXON consente anche la registrazione del messaggio navigazionale, mentre GeoPlus RINEXLOGGER no. Ok. Quindi poi quando si fa l'acquisizione dei dati, per esempio quando sei in campo, scegli tu con quale rate no. A quanto vetro scaricano? Con quanto vuoi, ogni quanto vuoi dati acquisiti, qua hai la possibilità di gestire questo aspetto? No, i dati vengono acquisiti una volta al secondo. Ok, vabbè, quindi comunque è un altissimo alto rate. Sì, un rate pari a un hertz, e però appunto non c'è la possibilità di cambiare questo aspetto. Ok, però comunque la cosa positiva è che ne hai tanti eventualmente li scrivi dopo, che è diverso sottocampioni dopo. Questa è un'altra questione strettamente lato software, o comunque immagino anch'io che quando poi l'applicazione verrà modificata magari ci sarà anche questa ipotesi. Non si possono fare acquisizioni per esempio a 10 Hz, quindi 10 dati al secondo non si possono prendere. E tra le varie app ci tengo anche a citare l'app Gadipe, che è l'app vincitrice della competizione Galileo App Competition. È un'app che prevede sostanzialmente due modalità: una modalità common user, nella quale diciamo un'interfaccia per un utente più inesperto, quindi è un po' user friendly e avrà accesso giusto alla posizione, mentre c'ha un'interfaccia invece più complicata, invece rivolta all'utente più esperto che magari vuole avere accesso ai dati grezzi e a diverse informazioni, ad esempio appunto riguardando banalmente salvarsi i dati grezzi. Quest'app inoltre avrà la possibilità di effettuare un posizionamento PPP. Io ho avuto modo di conoscere gli sviluppatori, e i quali mi hanno detto che questa modalità è stata testata, poi verrà successivamente rilasciata, e hanno anche un'opzione per la decodifica del messaggio RTCM, quindi poi non escludo che in futuro si riesca a fare un posizionamento in RTK anche utilizzando questa applicazione qua. Il vantaggio di avere un dispositivo a doppia frequenza rispetto a quelli a singola frequenza in che cosa si traduce? Allora innanzitutto, come è noto, di nuovo la doppia frequenza permette la possibilità di elidere in modalità stand alone l'errore dovuto alla ionosfera, perché questo errore qua è un errore dipendente dalla frequenza, e quindi con una combinazione tra le due frequenze si può elidere questo tipo di errore qua. In realtà la frequenza L5 promette, diciamo, come tra le caratteristiche quella di essere più robusta nei confronti del multipath. Perché hai detto una cosa interessante, tu hai parlato dell'L5, per cui i dispositivi mobile a doppia frequenza in questo momento hanno L1 e L5. Esatto, non L1 e L2, ma L1 e L5. L1 e L5, poi chiaramente E1 e E5A per quanto riguarda la costellazione Galileo. Ok. Che in realtà poi sono le stesse frequenze. Ok, ma pure? Sì, niente, quindi la frequenza L5 si dice che sia più robusta, diciamo, nei confronti del multipath, che è uno dei motivi per i quali è stata, diciamo, implementata questa frequenza negli smartphone, che appunto soffrono, l'antenna equipaggiata negli smartphone soffre molto di questo disturbo, ecco. Però io, a me nulla vieta che se ho un dispositivo che mi permette di, anche se ha una singola frequenza, se soddisfo tutti i requisiti che abbiamo visto prima, mi scarico un'app, disabilito il duty cycling, posso registrare i dati, posso fare un post processing dei dati. Sì. Che ne abbiamo accennato prima, di che precisioni stiamo parlando? Che dato posso aspettarmi? Allora, in modalità stand alone, che è diciamo la modalità che finora noi siamo riusciti a testare, siamo nell'ordine della decina di metri, sostanzialmente, okay. per ora.
non siamo ancora in realtà nel nostro caso riusciti ad andare con sostanzialmente in post processing. Sono un po' impallato. Cioè, è chiaro che la precisione dei 10 metri è quella che si aveva anche prima, in buona sostanza, no? Perché i dati grezzi sono sempre gli stessi. No, noi, ripeto, come dicevo prima, c'è soltanto data adesso la possibilità di capire come sono scritti e quindi di poterli usare. Quindi la precisione dei 10 metri è quella che avevamo anche prima, stand alone, che vuol dire sostanzialmente quando accendiamo il navigatore e così vediamo. In post processing le cose cambiano. In post processing sì, diciamo che ragionevolmente si arriva all'ordine della decina di centimetri, ecco, che è un dato molto interessante. Sì, 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 i test fatti vanno in questa direzione. Mi viene da dire che attualmente la precisione del posizionamento è molto dipendente dalle condizioni al contorno. È un sistema anche a livello hardware, ovviamente, perché non nasce per quello, e anche lì immagino che poi negli anni verrà sempre più questo tipo di hardware costruito anche con un occhio a quelle esigenze, ma siccome non nasce per fare posizionamento di precisione, l'hardware è un po' debole. Cioè, quando tutto funziona bene, funziona bene, i dati grezzi sono di buona qualità. Quando ci sono problemi, è chiaro che le antenne sono molto più sensibili a disturbi, sono meno carrozzate, no? Le vediamo anche fisicamente, un'antenna che sta qua dentro, che non sappiamo come sia fatta né dove sia, però di certo è un'antenna che rispetto a quelle dei ricevitori geodetici che siamo abituati a utilizzare è molto più fragile, mi viene certo. No? Quindi questo è un po' lato ricevitore. Probabilmente le differenze non sono poi così marcate rispetto a ricevitori di più alta gamma. Sulle antenne sì, però diciamo l'obiettivo poi è quello di arrivare a fare rilievi che abbiano quel tipo di precisioni, dell'ordine della decina di centimetri. Teniamo presente che poi registrando i dati grezzi e post processando tutto a posteriori, questo vale anche per i ricevitori geodetici, dipende moltissimo anche dal tipo di rilievo che si fa e dal tipo di post elaborazione. Cioè, mentre per un NRTK, come dire, se arrivi a fissare l'ambiguità, sei su quell'ordine di grandezza dei qualche centimetro, no? Non arrivi a mezzo centimetro e non arrivi a 50 centimetri, sei lì intorno. Per il post processing dipende anche un po' da quanto dura il rilievo, se dura 10 minuti o dura 6 ore, certo. Un po' cambia, da quanto è lunga la linea di base, da quanto sei bravo in fase di post elaborazione a filtrare un po' satelliti sporchi, tutte queste cose qua. Per cui ci sono quei parametri lì che in qualche modo impattano sulla posizione, sulla precisione finale. Prima avevi parlato, Lorenzo, della possibilità, si era fatto un breve passaggio su ricevitori blocks collegati a smartphone. Quindi in questo momento, cioè, come funziona se l'opzione attacca un'antenna allo smartphone, quindi lo smartphone diventa un ricevitore che registra i dati e l'antenna Allora, fermatevi prima che continui a dire delle sbellinate. No, ma allora dovevamo fermarti all'inizio, diciamo, quando hai salutato. Raccontatemi la parte eventualmente integriamo in campo con un ricevitore UBLOX, ma spiegatemi anche l'UBLOX. Cioè, allora, parliamo in un po' realtà nell'utilizzare un ricevitore UBLOX con lo smartphone, sostanzialmente è la stessa configurazione, mi viene da dire, di utilizzare un ricevitore UBLOX con un Raspberry, perché in questo caso lo smartphone non viene utilizzato per quanto riguarda il sensore GNSS, ma viene utilizzato semplicemente come processore, okay. In questo caso. Okay. E chi è il ricevitore? Chiaramente è l'UBLOX con la sua antenna patch o qualsiasi antenna che venga adesso poi collegata. Quindi in questo caso lo smartphone è banalmente il processore che calcola la posizione, ma i dati non vengono registrati da lui,
ma appunto dal ricevitore esterno. Io ho detto Blocks, ma chiaramente si possono collegare anche altri dispositivi. Il software, l'app in questo caso è RTK GPS Plus, che appunto è RTK Lib. L'interfaccia è molto simile a quella di RTK Lib, quindi un utente che è già un po' esperto, che ha già utilizzato RTK Lib, non farà fatica a ritrovarsi in questa applicazione. Però diciamo che alla fine lo smartphone diventa soltanto un appoggio che... Esatto. Cioè, la configurazione è esattamente identica a quella che noi tutti siamo abituati ad avere in campo quando usiamo ricevitori geodetici. Abbiamo un controller, che in un caso è un controller, nel nostro caso lo smartphone, abbiamo un ricevitore GNSS che in un caso è il ricevitore, nell'altro caso è il nostro ad esempio U-Blocks piccolino. Una differenza sta nel fatto che sui ricevitori geodetici la connessione tra ricevitore e controller avviene tipicamente via Bluetooth, nel caso dell'U-Blocks lo connettiamo via USB, quindi ho un cavo in più. C'è un cavo. E nuovamente l'antenna nei ricevitori geodetici è integrata col ricevitore, per U-Blocks ho la sua antennina con il cavo. È ovviamente un po' meno ingegnerizzata la soluzione, ma noi ancora la settimana scorsa abbiamo fatto dei test con queste configurazioni, 3 smartphone collegati a 3 U-Blocks e 3 antenne usando questa stessa applicazione. In cinematico NRTK appena appoggia un servizio di reti sezioni permanenti e le precisioni in quel caso lì erano direi comparabili con quelle degli altri ricevitori, ora magari qualcosa meno, però eravamo intorno ai 10 cm, ecco. Sì, sì. In alcuni casi anche leggermente meno, quindi più o meno quello è. E facciamo un rilievo NRTK a tutti gli effetti. Quanti sono adesso, se avete contezza, i dispositivi mobile che hanno la doppia frequenza? Allora, sicuramente, e qua è una bella domanda, nel senso che come avevo accennato all'inizio, forse il primo smartphone in doppia frequenza è stato rilasciato nel maggio 2018 dalla Xiaomi, il Xiaomi Mi 8, che montava come GNSS chipset il Broadcom BCM47755. Ok, mi è esploso però il cervello. Sono dei numeri sostanzialmente per dire che però questo è stato... Xiaomi è stato il primo. Sì, ma è stato l'unico, almeno a cui ne so io, telefono che ha integrato questo tipo di ricevitore. Gli altri telefoni non l'hanno integrato, quindi non è, diciamo, chiaramente un esempio di mass market, comunque non ha avuto una grande diffusione sul mercato. Invece, tutti i dispositivi che montano come processore Qualcomm Snapdragon 855, anche qua sono numeri, poi magari uno potrebbe andare a controllare se il suo smartphone effettivamente monta questo tipo di processore. Dove lo può vedere? Nelle specifiche si trova o bisogna scavare proprio a fondo? Ma allora, diciamo che nelle specifiche dello smartphone si trova, c'è un'app, l'equivalente di C+Z per Android, un'app che dice tutte le informazioni del telefono, lì vede anche il nome del processore, perché ecco, questo non è è il processore del telefono che monta anche un ricevitore GNSS. Questo appunto è un ricevitore in doppia frequenza e diciamo che i telefoni che montano questo processore sono quantomeno una ventina, una roba del genere. Posso citare ad esempio l'LG V50, il Lenovo Z6 Pro, l'Asus Zenfone 6, nel nostro caso il Xiaomi Mi 9, che è il dispositivo che abbiamo utilizzato noi per i nostri test, e insomma altri dispositivi comunque, che adesso non mi vengono in mente. Comunque non è più un singolo caso, stanno iniziando a venire fuori i dispositivi. Sì, ecco, questa è una scelta, diciamo, più tra virgolette mass market. Dico tra virgolette perché mass market a volte può essere associato a un basso costo del dispositivo, poi uno va a controllare e vede che un dispositivo del genere è capace a costare 500-600 euro, allora uno mi dice ma non è troppo mass market. Non è proprio mass, però vabbè. Effettivamente se uno poi va a vedere i prezzi degli smartphone ultimamente, insomma quelli di fascia alta quantomeno hanno dei prezzi su questo ordine di grandezza, ecco. Diciamo mass market nel senso che ha una diffusione maggiore, cioè che questo
processore è montato in diversi dispositivi, mentre quello del Mi 8 era montato solo su quello. E boh. Ci sono delle, da un punto di vista delle community online, dei riferimenti, siti, adesso parlo di forum, sono un po' una parola un po' datata, però c'è comunque, ci sono dei riferimenti online su cui seguire questi sviluppi del rilievo e del posizionamento su mobile? Ma in realtà non saprei indicare effettivamente in questo momento un forum specifico. Mi viene da dire che uno può chiaramente guardare nei vari repository di Google, seguendo i vari aggiornamenti, cercando di capire cosa verrà rilasciato, cosa non verrà rilasciato. Nel mio caso io ho avuto modo, nel mio caso specifico, di conoscere gli sviluppatori di una dell'app, che è appunto Gadipe, ma ho contattato l'assistenza dell'app Rinexon, sono stati molto veloci nella risposta, e quindi questo mi viene da dire che può essere un canale molto efficace nel quale poter chiedere chiarimenti. Si deve fare in lingua inglese, perché in questo momento non mi viene in mente un'app italiana sviluppata ad hoc, e quindi direi che questo è un canale appunto efficace nel quale ricevere comunque informazioni. Tiziano, non so cosa, si stai giocando al telefono, stai mandando messaggi, non so, sto controllando i dati grezzi. Esatto. Un tuo auspicio o una tua previsione sul futuro, che sarà futuro di questo sistema di posizionamento, quale potrebbe essere? Cioè, qual è ancora potrebbe essere? Ora io, questa è una domanda che un po' la faccio sempre alla fine, la domanda sull'auspicio, sulle lo so, però questa è una tecnologia, sai, finché mi chiedi l'auspicio su tecnologie un po' più consolidate, questa, come dicevo all'inizio, la tecnologia in sé è molto consolidata. In questo contesto io credo che l'apertura che Android, che Google ha concesso, aprirà a tante applicazioni. L'impressione che ho adesso è che siano applicazioni veramente in contesti diversi da quelle per cui abbiamo sempre pensato in posizionamento di NSS di precisione, e che francamente non riesco neanche a immaginare, o meglio, qualcosa sì, ad esempio penso al discorso legato all'automotive o a tutto ciò che riguarda la guida autonoma, per cui credo che sia un importante passo avanti, quello è il primo che mi viene in mente, però io credo che potrebbe aprire anche proprio un cambio di paradigma nel mondo GNSS di precisione. Siamo ancora in una fase abbastanza, mi viene a dire, embrionale. Ora in realtà alcune funzioni, cioè la registrazione dei dati grezzi e la post elaborazione, sono già possibili con tutte le accortezze che abbiamo detto, però noi adesso già un po' che facciamo test e continuiamo a scoprire cose nuove, insomma, quindi è ancora una fase per certi versi molto interessante, che però a meno rende così nitido quello che sarà il futuro. Quello che mi sento di poter dire è che le applicazioni ci saranno tante, ed è bene cominciare a studiarli fin da ora, fin da 2 anni fa, direi 2 o 3 anni fa ormai, questi dispositivi, perché insomma sono dispositivi che tutti quanti abbiamo, che tutti quanti utilizziamo, per cui veramente si toglie un po' una barriera all'ingresso, no? Rispetto all'acquisto del ricevitore geodetico, che è gioco a forza, vuoi per questioni di costi, vuoi per questioni anche di competenze, riservato a un pubblico molto specifico. Qua cambiamo proprio, ecco, dico in questo senso il paradigma, cambiamo proprio l'approccio al mercato. Vedremo, insomma, mi incuriosisce abbastanza. Voi comunque continuerete a lavorarci, ci farete sapere. Noi continueremo a lavorarci, sicuramente sì, Lorenzo, sì. Continueremo a lavorarci, no, ma anche noi come digitali in generale, sì, sicuramente. Abbiamo già un altro progetto che
partirà tra 2 mesi, della durata di 2 anni su questi temi, quindi sì, sì, sicuramente sì. Beh, Lorenzo, vuoi concludere, vuoi dire qualcosa, visto che il suo contributo, ma fondamentalmente il cuore della puntata l'hai fatto tu, quindi sì, diciamo che no, condivido quello che dice Tiziano e il, diciamo che i settori sono tra i più disparati secondo me. Il cellulare, lo smartphone lo vedo molto come un dispositivo IoT friendly, mettiamola così, quindi sostanzialmente tutto quello che può essere pensato nell'ambito dell'IoT che richieda un posizionamento GPS sicuramente è un ambito nel quale troverà sicuramente applicazione e sviluppo l'avere accesso ai dati grezzi, diciamo, dal telefono, ecco. E potrebbe, perché no, essere utilizzato anche per quanto riguarda i rilievi, però questo appunto è un ambito ancora che, non so, diciamo, dal mio punto di vista lo vedo un po' meno possibile, però non lo escludo. Quello che mi viene da dire, che dovrebbe, su quale si può focalizzare molto la ricerca, è la possibilità, il migliorare via software o in qualche modo la qualità dell'antenna, che gioco forza su un telefono non è particolarmente performante, ecco, da un punto di vista hardware, e quindi questo, diciamo, va un po' a inficiare quella che è la precisione poi del dato, ecco, e quindi ad esempio rendere il tutto più robusto nei confronti del multipath è sicuramente una sfida molto, molto interessante, e ecco, questo sì, potrebbe essere uno degli aspetti futuri che dovranno essere affrontati. Comunque Tiziano, sto multipath viene sempre fuori, eh? Multipath, ci dovremmo fare qualcosa di specifico. Sì. Io il multipath lo nominerei patrimonio dell'UNESCO. Patrimonio della ricerca. Sì, sì. Lorenzo, benvenuto. Ti trovano online su gter.it, la tua email. Sì, non per bypassare Tiziano, però gter.it, la tua email qual è? Lorenzo.benvenuto@gter.it. Quindi possono scriverti, sì, sì, per contatti, certo. Scambi, pareri. Sei stato a Lisbona? Sono stato al Summer School di ESA a Villanova de Cerveira in Portogallo. Okay. Sì, sì. Avete parlato anche di questo? Sì, è lì che ho, diciamo, avuto modo di conoscere un po' meglio gli sviluppatori dell'app Gadipe. Abbiamo avuto modo di fare qualche test insieme e poi in futuro dovremo elaborarli, quindi anche su questo potrebbero nascere, diciamo, sviluppi, vedremo, ecco, insomma. Puoi dire quello che vuoi. Una cosa, no, solo per dovere di cronaca e di completezza, tutta questa attività Lorenzo la sta facendo all'interno, è qui con noi a Giterra, la sta facendo all'interno di un dottorato di ricerca con l'Università di Genova, okay. Per cui appunto a Lisbona è andato a fare un'attività formativa all'interno del dottorato, per cui ecco, la collaborazione stretta è poi col Dipartimento di Informatica, esatto, col DIBRIS dell'Università di Genova, ecco. Ok. Ah, direi che abbiamo detto tutto, adesso tra 10 minuti Lorenzo ha una call, per cui basta. Per cui lo lasciamo riposare, staccare 10 minuti. Niente, noi ringraziamo 3D Metrica e il suo microfono portatile per l'ospitalità. Portatile, insomma, pesa più di tutti. Era un po' che non facevo un podcast. Ti è un po' mancato. Mi è un po' mancato. Ti è un po' mancato. Ora sono di nuovo. Ma adesso ne facciamo un altro, visto che sono venuto a Genova, cerchiamo di ottimizzare tutto quanto. Dai, perfetto. Va bene. Grazie. Grazie. Ciao. Beh, come vedi, il campo del posizionamento satellitare e del rilievo e acquisizione dati GNSS da sistemi mobile è un campo in grande evoluzione ed è secondo me un tema molto molto interessante su cui credo, come abbiamo già parlato in puntata, guarderanno in tanti e sul quale ci saranno tanti sviluppi, perché in effetti le comodità di poter acquisire dei dati e eventualmente anche in questo momento post processarli e poi chissà in una fase successiva anche avere
ricerca di dati in real time di buona precisione possono essere veramente le opzioni e le possibilità sono davvero tante, sono davvero molto interessanti. Seguiamo gli sviluppi che ci saranno in questo campo, io seguo quello che fanno i ragazzi di GTR perché sono sempre sul pezzo in questo campo, e se ci saranno altri aggiornamenti interessanti sicuramente sarà un'occasione, un'ottima occasione per rifare una nuova puntata del podcast. Ti ricordo che se hai dubbi, se hai delle domande, se hai delle richieste di approfondimento specificatamente nel campo del sistema posizionamento satellitare, di posizionamento satellitare per sistemi mobile, il mio invito è quello di rivolgerti direttamente a loro. Il riferimento di GTR è www.gtr.it. I contatti email di Lorenzo Benvenuto e Tiziano Cosso sono lorenzo.benvenuto@gtr.it e tiziano.cosso@gtr.it. Hanno anche profili social network, specialmente su LinkedIn, e Tiziano Cosso lo trovi anche su Telegram, è un utente abbastanza attivo. Quindi per domande specifiche io direi che puoi rivolgerti direttamente a loro, ti lascio i contatti comunque anche nelle note dell'episodio insieme a tutte le altre, le varie app di cui abbiamo parlato in puntata, spero di non dimenticarmene nessuna. Se invece hai delle domande, delle richieste, vuoi rivolgerti direttamente a me, il modo migliore, il modo più veloce, il modo più diretto e immediato per contattarmi è tramite messaggio o tramite una nota audio. Io spesso rispondo con note audio, per cui una nota audio è perfetta. Su Telegram mi trovi a telegram.me/paolocorradeghini. Se sei un utente Telegram ti ricordo che puoi iscriverti al canale Telegram di 3dmetrica, che trovi a telegram.me/3dmetrica. Altrimenti, se vuoi contattarmi in altri modi, trovi tutti i miei riferimenti all'indirizzo web www.3dmetrica.it. Lì ci trovi le puntate del podcast, i link ai video sul canale YouTube, gli articoli del blog, e su 3dmetrica.it c'è anche la possibilità, se vuoi, di sostenere l'attività di 3dmetrica, la mia attività di condivisione di contenuti e di informazioni che riguardano il mondo della topografia, della misura, un po' il mio lavoro. Accedendo a una pagina specifica sarai reindirizzato a una pagina di Patreon, dove potrai, se vorrai, darmi il tuo contributo economico e supportare la mia attività e farmi sapere, darmi un tuo feedback e farmi sapere che, insomma, quello che produco, quello che condivido ha valore per te. E come ogni puntata ci tengo tantissimo a ringraziare tutti i finanziatori di 3dmetrica che ad oggi in questo momento sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Giampaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Giampaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Da Canal, Federico De Betto, Marco Nardini, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Cavegnero, Andrea Moscatelli e Michele Girardi. Ragazzi, grazie davvero, siete ogni settimana crescete di qualche unità e questo non può che farmi tantissimo piacere e è un grandissimo stimolo per me per andare avanti. In chiusura di puntata ti ricordo brevissimamente che ci sarà a breve, adesso dipende da quando ascolterai questa puntata del podcast, però domenica 12 ottobre ci sarà Milano Festival del Podcasting e quindi c'è la possibilità di prendere un po' di contatto con il mondo del podcasting italiano che sta crescendo tantissimo, è una grande famiglia che si sta allargando, ci sono tantissimi nuovi podcast che nascono ogni giorno e quindi potrebbe essere un modo molto, molto bello per venire in contatto con questa realtà che è la realtà del podcasting. 12 ottobre 2019, Milano Talent Garden Calabiana, Festival del Podcasting 2019. Io ti ringrazio per essere arrivato fin qua ad ascoltare questa puntata del podcast, do appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini.